calcio mercato e del ritorno di Luca Palmiero, ma ci sono anche altre novità, ce ne parla in diretta Massimo Profeta. Buon pomeriggio Massimo. Ecco, ci confermi, è ufficiale il ritorno di Palmiero? Sì, manca soltanto l'annuncio. Intanto un saluto a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto, ma è fatta per il ritorno di Luca Palmiero al Pescara dal Napoli. C'è stata l'intesa, l'accordo trovato tra i due club. Tra l'altro, insomma, l'intesa tra giocatore e Delfino era stata già trovata da una settimana. Il giocatore, in classe 1996, è un play, insomma, serviva come il pane. Arriverà a Pescara nelle prossime ore Luca Palmiero e firmerà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Ricordiamo che nella precedente esperienza Palmiero ha giocato 24 partite con il Pescara stagione 2019-2020. Non è stata una stagione fortunata per questo ragazzo napoletano di Mugnano, di Napoli per la precisione, caratterizzata questa stagione da una serie di infortuni, soprattutto all'inizio di quel campionato. Allenatore Razzauri, un gol realizzato proprio contro il Pordenone. Stiamo vedendo la notizia che abbiamo pubblicato sul sito circa un'ora fa su questo accordo tra Pescara e Napoli per il ritorno di Palmiero a Pescara. Ricordiamo anche il gol realizzato contro il Pordenone, era la seconda giornata della stagione 2019-2020, lo stiamo per vedere. Ringraziamo Danilo Cinquino, l'unico gol realizzato proprio da Palmiero con la maglia del Pescara. L'allenatore era Luciano Zauri, partita finita 4-2 per i biancazzurri che affrontavano appunto il Pordenone di Attilio Tessera. Per quanto riguarda il mercato in generale, Gigliola, ricordiamo che domani la chiusura alle ore 20, salirà a Milano anche il presidente Sebastiani. Dell'Icardi, il DS del Delfino, è presente a Milano la giornata di lunedì. Questa è la 20ª operazione in entrata ratificata dal Pescara, insomma una rivoluzione radicale. In settimana sono arrivati Brosco, un esperto difensore, è tornato a distanza di 10 anni, adesso ha 31 anni, aveva soltanto 20 anni quando giocò in quel meraviglioso Pescara di Zeman che riuscì a conquistare la promozione in Serie A. E poi è arrivato anche lo slovacco attaccante Tupta, classe 1998, a titolo definitivo dal Verona. Il Verona conserva però il 50% sull'eventuale rivendita futura di questo attaccante. Vedremo se ci sarà spazio per qualche altra operazione in entrata. Si parla ancora di una mezzala. Ebbene, nel mirino a Dell'Icardi in realtà piace tantissimo Congolo del Cosenza, che è un classe 98, ex Manchester City, ha fatto tutta la trafila nel club inglese da gennaio, dallo scorso mese di gennaio a Cosenza, ha giocato 13 partite in Serie B, 8 da titolare, ed è stato anche compagno di squadra proprio a Cosenza di Luca Palmiero. Vedremo quello che accadrà. Si tratta di una mezzala e non di un centrocampista di un vertice basso del triangolo di metà campo. L'altra opzione si chiama Siautunis, di cui stiamo parlando ormai da tantissimo tempo. Rientrava nell'operazione Sorrentino, che è stato definito, che è stato trasferito, meglio, è stato ceduto a titolo definitivo al Monza. Si deve ancora convincere questo centrocampista, che può fungere anche da mezzala. È un greco, classe 2002. Staremo naturalmente a vedere. Chiusura del mercato, ricordo ancora una volta, domani sera con alle 20, ore 20, e poi ci sarà lo speciale in studio con Giovanni Tontodonati.